Anche fare il contrario è un po' sbagliato, cioè dire che il gioco d'azzardo o forme tipo gioco d'azzardo non sono giochi, certo che sono giochi, e non possiamo dire che tutti i giochi sono solo belli, edificanti, no, che ci liberano, che ci rendono tutti amici. È il gioco come tante altre forme di comunicazione. E bentornati a questa nuova puntata di Uovo Sodo. Ciao Osmi, come stai? Bene. Va bene, allora siamo tornati appunto a questa nuova puntata di Uovo Sodo. Con noi una vecchia canaglia, una nostra vecchia conoscenza. Ciao Jordi, come stai? Tutto bene? Ciao ragazzi, tutto bene? Bellissimo riessere di nuovo qua con voi. Grazie. Bello, bello riaverti. Prezioso. Gioco quindi, prezioso. La prima puntata in studio della nuova stagione per te. Quindi, esatto. Cioè, benissimo. Gradito al primo ritorno. Allora, raccontiamo un pochettino brevemente, prima di introdurre il nostro ospite, che cosa succederà, come abbiamo reimmaginato per ora la nuova stagione di Uovo Sodo, però mi sta piacendo questa direzione. Allora, cercheremo di raccontare il nostro ospite tramite una timeline che voi vedrete disegnata a schermo e tra l'altro vedrete anche proprio fisicamente in qualche schermo qua presente in studio. Cercheremo di raccontarlo tramite delle date significative per la sua vita o per la vita dell'argomento che racconta, cioè rispetto ad una timeline che non è necessariamente in ordine cronologico, cioè lui può raccontare l'argomento e raccontare se stesso un po' prendendo a destra e a sinistra e partendo da un punto qualunque della timeline linea libera. Grazie libera. Antonio, benissimo. Allora dai, a questo punto facciamo entrare il nostro ospite Riccardo Fassone. Aspettiamo lui perché voglio sentire da lui un po' la sua presentazione. Intanto facciamolo entrare. Ciao Riccardo, entra. Io lo guardo. No, ciao. Però Luca, per la sorpresa. Ciao. Vai, piazzati le cuffie. Non ci arrivo, ma ciao. Saluti virtuali, ciao. Come stai intanto? Tutto bene? Beh, un po' caldo. Sì, fa veramente caldo. Non è colpa vostra. No, è colpa nostra perché potevamo mettere anche la parte fredda, cioè la componente di raffreddamento di quei condizionatori, invece c'è solo quella calda. Godremo quest'inverno. Siamo anche questo. Purtroppo abbiamo sbagliato, ragazzi. Abbiamo buttato tutto sull'inverno. Come sempre. L'anno dell'inverno. Winter is coming. Va bene, allora, Riccardo, intanto noi, come dicevo prima, abbiamo questa timeline che serve un po' per fare un po' il punto della situazione, per raccontare l'argomento di cui ci parlerai, che in realtà sta un po' a te, cioè puoi raccontare te stesso tramite la timeline oppure puoi raccontare la storia del videogioco, tu sei un esperto di videogiochi, o di quello che vuoi, della cultura pop, insomma decidila tu, gestisci la tua timeline come vuoi, c'è una disegnatrice che si occuperà di disegnare spunti. Quindi vai con tre date. Ok, tre date. Sì, che ti raccontino ovviamente. Sì, mi raccontino meglio, io non è che sono molto interessante. Come preferisci. Però le cose che studio sono interessanti, okay. Quindi meglio quelle. Allora, la prima data è una data un po', diciamo, vaga, mi spiace per la disegnatrice, però gliela dico 5/6000 avanti Cristo. Fantastico. Quindi, ok, nel passato. E la seconda data. La seconda data è il 1962. Ok. La terza data, di nuovo con lo slash, 2010/2011. Ok, queste sono le tre date. Poi ce ne ho anche delle altre, se vuoi. Ah, quando vuoi tu le butti là in mezzo, ma tanto cercherò di ricordarti anche, esatto, lungo la strada, vai. Allora, raccontacele. La prima è la data a cui risale, a quanto pare, perché siamo indietro nel tempo, il più antico esemplare di Mancala, adesso vi spiego cos'è, che è stato trovato in uno scavo archeologico in Giordania, in questo caso. Il Mancala è un gioco. È un gioco di quelli che si chiamano giochi di cattura. Per dire, la dama è un gioco di cattura, perché io acchiappo le pedine dell'altro. Anche gli scacchi sono un gioco di cattura. Il Go, insomma, ce ne sono un sacco. Ed è un gioco che veniva giocato con tavolette di pietra, di legno, a seconda dei luoghi, e con dei sassetti. Praticamente in tutta l'Africa, in grossa parte del Medio Oriente, in una fascia geografica molto grande, e che è parente di un sacco di giochi che conosciamo anche noi, appunto la dama, eccetera eccetera. Ora, al di là del fatto che quello sia un gioco molto antico che viene ritrovato in uno scavo archeologico eccetera, quello che, diciamo, lo uso per dire una cosa, e cioè che il gioco
e i giochi, che sono la cosa di cui mi occupo io sia all'università che come game designer, quindi facendoli, studiandoli, eccetera. Sono proprio la cosa in cui sono immerso tutto il giorno e quasi tutti i giorni. Sono universali, cioè sono una delle poche cose che la razza umana fa e che lo fanno tutti, a tutte le latitudini, tutte le culture, in tutti i tempi, tutti quanti l'abbiamo fatto nella nostra vita. Guarda, se ci pensate, sono pochissime le cose che hanno questa caratteristica qua. Oltre al gioco, mi rendo conto di dire una roba che ammazza un po' il party, però è vero, oltre al gioco, l'onorare i morti è un'altra cosa che la razza umana fa in modo universale, tutti quanti, a tutte le latitudini, ma non sono tasso, veramente poche. Allora, questa cosa mi serve per dire che studiare i giochi, averci a che fare, pensarci, farli, ma anche giocarci, è una roba importante. Cioè è una roba che ci definisce proprio come, come esseri umani e che ci mette anche in collegamento con altri esseri viventi, no? Noi giochiamo con i nostri animali domestici, mammiferi superiori, sappiamo che giocano, magari anche protozoi giocano, ma non lo sappiamo, perché non riconosciamo dei comportamenti che ci sembrino gioco, però che i cani giochino, diciamo, è un dato di fatto. E l'idea è che c'è qualcuno 5 o 6 mila anni prima di Cristo, e quindi a questo punto 7 o 8 mila anni fa, che nel proprio tempo libero in Giordania, sotto il sole della Giordania, si metteva lì sotto una pianta e giocava a Mancala. E che questa roba, che questa figura, cioè che questa immagine che vi potete immaginare, succede sempre, a tutte le latitudini, in tutti i tempi. È una roba importante, cioè voglio dire, io non mi sento neanche tanto, come dire, titolato a studiare una roba. Dico, dovrebbe essere veramente la cosa di cui ci occupiamo di più, i giochi, secondo me. Lo dico un po' perché me ne occupo io, quindi sono di parte. Però molto spesso io, facendo, lavorando nell'università sui giochi, in realtà nell'università in cui lavoro ora no, ma mi è capitato di, come dire, di incontrare un po' di sospetto, no? Come ti occupi di giochi? Che ce ne facciamo dei giochi? Poi c'è una tradizione, gli psicologi si occupano di giochi da tanto tempo, i sociologi, ma io sono uno che ha studiato la cultura popolare, il cinema popolare, quindi mi sono occupato soprattutto di videogiochi nella mia vita. E un po' di sospetto per dire, ma saranno importanti queste cose? Io tutte le volte gli dico, i giochi sono la cosa più importante che c'è, cioè è una cosa che facciamo tutti da bambini, è la cosa che ci ha insegnato a stare al mondo, tra l'altro, da bambini. E quindi, ecco, mi piace pensare a questo qui che 8.000 anni fa giocava con i suoi sassolini e litigava con quello con cui giocava e si incazzavano e scommettevano esattamente come facciamo adesso. E come dire, mi dà l'idea di una cosa che ci lega come esseri umani. Questa cosa qui è quello che mi consente di dire che sono molto fortunato perché studio una cosa importante, mi occupo di una cosa importante. Ce ne sono tantissime, non è che solo io lo faccio, però ecco, questa cosa qui è sempre un'immagine che tengo in mente, che anche ai miei studenti gliela racconto, perché mi sembra che sia un buon modo di aprire un corso, sì, un incontro, una lezione. 1962 invece? Il 1962 è una cosa un po' più, a questo punto ho fatto questa apertura epica. Possiamo andare a scena. Sì, esatto, non andiamo da nessuna parte, è finito, ciao ragazzi. No, è un po' più prosaica, più banale. Il 1962 è una delle date, forse la data convenzionale in cui si piazza, si colloca la nascita del videogioco. Poi non è tanto vero, perché come tutti questi fenomeni molto complicati, le date sono tante, c'è, cioè, chi l'ha fatto un po' prima, un po' dopo, anche col cinema è così, no? Diciamo 1895, in realtà su altre tecnologie, con altre finalità, però c'era chi ci lavorava da prima, insomma, comunque. 1962, un tizio che si chiama Steve Russell all'MIT, insieme ai suoi, che è un informatico, era un informatico, insieme ai suoi colleghi, decide che uno dei computer potentissimi, complicatissimi che avevano all'MIT, è una banalità, lo sappiamo tutti, però lo dico, i computer degli anni 60 erano tipo delle stanze piene di robe grosse come dei frigoriferi, difficilissimi da utilizzare perché non è che ci avevano un'interfaccia, uno schermo, una cosa molto complessa. Comunque loro decidono che a un certo punto lo utilizzano per programmare un gioco che si chiama Space War col punto esclamativo, ed è un gioco a cui loro si appassionano, un gioco di astronavi con un centro di gravità, di astronavi che girano, esatto. Poi ce n'è una versione commerciale che si chiama Asteroids, che qualcuno magari conosce, sì, però diciamo l'idea è quella lì, c'è un centro di gravità, le astronavi girano e si sparano. E loro si appassionano a questa cosa qui e lì per lì, secondo me, neanche capiscono che hanno fatto una roba incredibile, cioè. Poi per i computer dell'epoca, correggimi se sbaglio,
il tempo di rendere era anche, cioè, sì sì, allora loro loro ovviamente si inventano una serie di acrobazie abbastanza complicate per far funzionare questa cosa, quindi non è per niente una banalità. Però al di là dell'aspetto tecnico, che è molto interessante ovviamente, c'è anche l'aspetto di pensarci. Sì, sì. Perché cioè, tu devi pensare che giocare con un computer negli anni 60 è come se a te ti dicessero adesso ci compriamo una macchina per fare le radiografie e ci giochiamo. Cioè il computer era una cosa proprio che serviva a tutt'altro, per calcolare, per fare dei calcoli molto complessi, e non decidono di giocarci. Secondo me, al di là dell'aspetto tecnico, è un bel colpo di genio. E si sono inventati una cosa che effettivamente poi, come dire, ancora oggi c'è una sua, c'è la sua rilevanza. E l'ultima data a questo punto? Allora, questa è un po' più legata anche a me, anche se c'entrano i videogiochi. In quei due anni lì succedono due cose che sono state importanti per me. Io avevo finito di studiare, volevo fare un dottorato, e io avevo studiato la storia del cinema, mi piaceva il cinema. Cinema di genere, il cinema popolare, il cinema di serie B, zombie, il porno, tutte le robe più depravate mi piacevano. E in questo siamo molto vicini con Bruno Suracci, che so che è vostro amico. Ciao Bruno. Con cui spesso parliamo di film brutti. Di cui siamo appassionati. Ci ha fatto vedere da poco Pink, insomma, non mi sfugge il nome. Come si chiama quello dove c'è il barboncino che insomma... Ah, è Pink Flamingo. Pink Flamingo di John Waters. Esatto, non mi veniva. Mi piace che l'hai preso dal barboncino. Il barboncino. Dove hai fatto il barboncino? Ho la chiave. Cioè, chi l'ha visto lo sa. Esatto. Ok, rimane tra di noi. Va bene, il barboncino. C'è un barboncino. Tu penso che. Non... Io non l'ho visto. No, no, ma poi. Fin su barboncino. Esatto. Pink Flamingo. Se vuoi. Sì. Fin c'è il protagonista di una scena clou e il barboncino. Però a un certo punto io lavoravo già nell'ambito dei videogiochi e mi sono detto, ma perché non faccio? Provo, non è che me lo sono inventato, provo a fare un dottorato sui videogiochi. E allora sono uscite due cose in quegli anni lì, 2010-2011, che mi hanno abbastanza folgorato. Uno è il fatto che sono i primordi di Twitch. E a me Twitch mi è sempre sembrata una cosa interessante, cioè di guardare gli altri che giocano. Che poi non è neanche una cosa tanto nuova, perché se vi ricordate, nelle sale giochi si andava anche a guardare gli altri che giocano, quelli più grandi, quelli più bravi, no? Quindi guardare i videogiochi è una cosa che si è sempre fatta. Twitch l'ha trasformata in un fenomeno di massa. Quindi uno è quella cosa lì, che poi metteva insieme anche un po' cose che sapevo, no? Il guardare, anche fare anche col cinema, eccetera. E poi nel 2011 esce un gioco molto piccolo, di cui probabilmente nessuno ha sentito parlare, ma ve lo racconto proprio in un secondo, che si chiama Cow Clicker. È un gioco che prendeva per il culo i giochi di Facebook. In quegli anni lì c'erano i giochi di Facebook, c'era Farmville, che era un gioco in cui scambiavi le melanzane con i tuoi amici. Devi spiegarci niente. No, però sai, dai, a favore devi spiegarci niente. Niente. Quella, diciamo, nell'epoca classica di Facebook, prima della Facebook, del Facebook post-atomico in cui viviamo ora, c'erano i giochi di Facebook. Ed erano i giochi abbastanza deficienti, no? Tu coltivavi le melanzane e le scambiavi, facevi il tuo orticello. E questo tizio, che si chiama Ian Bogost, che era un professore universitario americano, si è inventato Cow Clicker per dimostrare quanto sti giochi fossero stupidi. Era un gioco in cui tutto quello che facevi, l'unica cosa che facevi era cliccare su una mucca. E potevi farlo una volta ogni 6 ore. La gente comincia a farlo, no? E si comprava i crediti per cliccare ogni 5 ore e mezza. Oppure diceva all'amico, al cugino, allo zio, scaricati anche tu Cow Clicker, così io posso cliccare ogni 5 ore e 20 minuti. Invece c'era un counter. C'era un counter e tu potevi in vari modi accorciare il tempo per il prossimo click. Una roba incredibile. Però giocato. Vedi che questa è un'idea geniale. Cioè lui con un videogioco ha fatto una critica agli videogiochi che esistono in quel momento. Mi sembrava una roba molto figa, anche perché questo poi lui era vivo. Un filosofo, per cui insomma, era tutta una cosa anche un po' intellettuale. E quindi queste due cose mi hanno folgorato. Io ho fatto un dottorato, sono anche andato in America a lavorare, a studiare anche con questo Ian Bogost. E gli ho detto, guarda, a me Cow Clicker è la roba che mi ha fatto pensare che i videogiochi potevano essere una cosa così anche ironica, satirica, che potevi fare delle cose interessanti. E da lì, quei due anni lì, non necessariamente in assoluto, ma per me sono stati anni di svolta nel videogioco per come lo conosciamo adesso, per quello che succede in questi anni qui, secondo me. Fantastico. Va bene, queste tre date le abbiamo... Ce l'abbiamo. Chi vuole aprire le danze? Io volevo fare una domanda velocissima riguardo alla prima cosa che hai detto, che appunto il gioco, tra virgolette, è un po' primordiale all'interno dell'uomo. Volevo chiederti però, l'interesse verso un gioco rispetto a un altro gioco è culturale? Cioè, nel senso, risico, piace a tutto il mondo...
allo stesso modo, oppure ci sono dei giochi che in Europa non hanno mai spopolato, invece in Asia? No, questa è una domanda giustissima. Il giocare come attività è universale, okay. Tutti quanti lo facciamo e tutti quanti l'abbiamo fatto nella nostra vita, da bambini, poi anche gli adulti giocano, però molti no, non gioca in realtà, tutti se giochiamo, perché tutti, sì sì, osmai. No, vabbè, però no, di questo, se vuoi parliamo, secondo me è interessante. Meglio se non ne parliamo. Quindi vabbè, tocca a tutta sta domanda. Quindi serio, scusa. Il giocare è una cosa universale e ovviamente poi si declina nelle varie culture, nei modi che sono più vicini a quella specifica cultura lì, no? Certo. Noi diciamo, per esempio, c'è una cosa che si dice che sembra una banalità, una cosa da bar, però ha una sua verità, che il calcio è uno specchio di certe cose dell'Italia, no? Che il modo in cui noi in Italia siamo attaccati, legati al calcio, in cui lo viviamo, che è diverso da come lo vivono negli Stati Uniti, sicuramente, da come lo vivono in Inghilterra, da come lo vivono in Francia, eccetera, ha a che fare con dei tratti culturali che noi pensiamo siano italiani o che hanno a che fare con l'Italia. E quindi sì, cioè a seconda di dove sei, di quando sei, del tempo e dello spazio, ci sono giochi diversi che hanno più o meno successo, sono più o meno diffusi. Ma per esempio nei videogiochi c'è tutto un mondo di giochi giapponesi, cosiddetti giochi di ruolo giapponesi, che in Italia interessano a qualcuno, cioè c'è una nicchia neanche troppo piccola di persone che ci gioca, ma che hanno dei connotati culturali molto specificamente giapponesi, in cui devi essere molto dentro quella roba lì per capire che cosa, certo, sta succedendo. Però il giocare invece è una cosa che facciamo tutti. È glocal in gioco, il videogame. Sì, 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 ma il gioco in generale, anche di sport, ovviamente noi siamo sempre, adesso meno perché circolano di più, però quando ero ragazzino, io quando eravamo ragazzini, gli sport americani erano un po' strani, no? Questa cosa che il baseball nessuno capisce come funziona, ti fa dire che diverse culture producono giochi e sport diversi per tanti motivi. Gio, senti, io faccio parte di quel mondo che hai citato tu prima, cioè i psicologi. Ma ti stavo guardando. L'ho citato col massimo rispetto. Infatti va benissimo, ci mancherebbe. Quella è la mia formazione, ma non faccio parte invece degli psicologi che si occupano di gioco, di teoria di giochi, anche se è evidentemente un settore che mi affascina molto. Però sono un po' più verso quella parte di psicologi invece che risentono dell'infinita tematica e del mai sopito dibattito del videogioco, videogiocare, fa bene, fa male. Ok, io arrivo dal ramo neuroscientifico, quindi guardo molto cosa succede al cervello e insomma, al netto di tutto, oggi non c'è né un pro né un contro, cioè sono evidenze mixed, per cui non ti sto tanto a chiedere, ma se vuoi sì, qual è il tuo punto di vista rispetto al far bene o al far male, ma non è tanto quello il punto. Piuttosto ti chiedo il reverse, cioè per chi invece è dentro allo sviluppo dei videogiochi, quanto è viva questa sensazione di creare un prodotto che insinuerà o si inserirà in un dibattito che entra nel fa bene, fa male, okay? Che è proprio magari di un cibo, di una medicina, perché dovrebbe essere di un videogame, ok? E spin-off che mi è venuto in mente sentendoti parlare sul primo punto, penso che questo bipolarismo bene o male sia molto più peculiare del videogioco, molto meno del gioco. Cioè, a parte alcune challenge molto moderne che in qualche modo qui nella lungata vengono ricondotte spesso al fatto che il giovane videogioca ed estrapola al mondo reale determinate dinamiche, quindi me ne vengono in mente alcune particolarmente spiacevoli, senza citarle per forza, però tendenzialmente nessuno pensa che giocare a scacchi faccia male. Ok, anche se c'è sotto una narrazione aggressiva nei giochi in cui si mangiano per dire. Secondo te come mai? Bella domanda, questa seconda parte mi ci fai pensare tu, perché uno è abituato appunto a fare l'associazione videogiochi, sparatorie, sociopatico, serial killer, che gioca a Doom o che gioca a Call of Duty, no? Cioè, beh, lo sappiamo tutti, c'è proprio questa associazione che ormai fortunatamente forse anche anche al pubblico generale sembra un po' sospetta, perché tutte le volte si gesta roba, poi uno dice ma sarà vero. Però c'è una cosa, cioè che noi studiosi di videogiochi, persone che le fa, quelli che lavorano con i videogiochi, per anni ci siamo messi a fare proprio i difensori a spada tratta, no? Dire ma no, ma ragazzi non fanno male, guardate che è vero, guardate che quello che fa la strage nella scuola è perché c'ha una famiglia sfasciata, perché per esempio perché può comprarsi un fucile a pompa al supermercato, diciamo, questo potrebbe essere un fattore, la variabile studiata, però rilevante, la variabile che terrà in considerazione. Per una serie di volte, quindi non sono i videogiochi. E però sto fare i difensori a un certo punto ci ha un po' portato a essere acritici sul fatto che ci sono tanti altri modi in cui i videogiochi possono essere, diciamo, problematici. Problematici è un termine che non vuol dire molto, ma diciamo possono essere discussi e criticati.
Per esempio il fatto che molti videogiochi contemporanei, anche quelli sui telefoni, i videogiochi mobile, hanno delle forme di monetizzazione che sono veramente discutibili. Spendi 79 centesimi, ti compri la carta, apri il pacchetto, eccetera. Quella roba lì è una slot machine. Poi possiamo dire che la slot machine vanno bene, ma non è, ok, però è una slot machine. Stavamo snaggi subito. Ma ci arrivo, finire il gioco i soldi, cioè quello è il dramma. Perché no, voglio dire, perché no? Esatto. No, però, come dire, forse ci siamo concentrati sui problemi sbagliati, no? Se io sparo alla gente in Call of Duty, è molto improbabile che poi me ne vada in giro a sparare alla gente davvero. È proprio la teoria dell'effetto dei media nella sua forma più scema, cioè che se vedo una roba violenta divento violento. Ovviamente non è così, però è vero che se tu giochi a dei giochi che hanno delle forme di monetizzazione un po' subdole e tu magari hai già una tendenza, una predisposizione ad avere un rapporto col denaro complicato, è un momento difficile della tua vita, che ne so, quella roba lì è problematica. Cioè voglio dire, se si può dire, i videogiochi a volte fanno delle cose che sono problematiche. Quindi possiamo dire colpa dei giochi, non di chi gioca. No, okay. Però voglio dire una cosa su questo. Che secondo me anche fare il contrario è un po' sbagliato. Cioè dire che il gioco d'azzardo o forme tipo gioco d'azzardo non sono giochi. Certo che sono giochi. E non possiamo dire che tutti i giochi sono solo belli, edificanti, no, che ci liberano, che ci rendono tutti amici. È il gioco, come tante altre forme di comunicazione, ha tante sfaccettature. E chi gioca d'azzardo sta giocando, lo fa anche perché sta giocando, anche perché si diverte. Cioè non è che lo fa perché sono tutti... Cioè chi gioca d'azzardo non è che sono scemi, non lo sanno che perderanno i soldi. Cioè è tutto un pensiero magico, cioè ci si diverte. Poi ovviamente cose tipo le videolottery eccetera sono molto problematiche, perché servono a tirar dentro quello che non si contiene, quello che non ce la fa a non mettere la pensione dentro la videolottery. Però il gioco d'azzardo è un gioco, può non piacerci sta cosa, però è vero. E sugli scacchi o comunque sul gioco da tavolo è interessante, perché secondo me noi culturalmente tendiamo ad associare a una cosa tipo gli scacchi una narrazione opposta, che è quella dell'intelligenza. No? Mm. Se tu sei bravo a scacchi, hai una mente particolarmente analitica. A volte è considerato il prototipo, esatto. Lo stereotipo dell'intelligente. Esatto, a maggior ragione per il fatto, cioè come dire, se ci pensi, il fatto che le intelligenze artificiali, quelle degli anni 90, siano state misurate sugli scacchi, ti dà anche l'idea di come noi concepiamo gli scacchi come il gioco delle persone intelligenti, no? E quindi non puoi essere una persona intelligente e anche uno che va a sparare alla gente, eccetera, eccetera. Però è una cosa completamente culturale, eh? Cioè ci sono molti giochi che prevedono di essere intelligenti o come dire, avere un qualche tipo di risorsa logica, eccetera, che non sono necessariamente gli scacchi. Però agli scacchi noi associamo quella roba lì. Se giochi a scacchi, sei intelligente, sei logico, sei razionale, eccetera, eccetera. Quindi è una narrazione divergente rispetto al videogioco. Riccardo, in realtà non volevo arrivare subito qui. Volevo arrivare a questo, però purtroppo. No, non volevo arrivare. Sono qua però forse me l'avete un po' servita su un piatto d'argento, forse no, non lo so. Comunque mi è venuta voglia di farti questa domanda. La fortuna di titoli come GTA, mi sembra così, guardandolo da fuori, giocandoci anche, è dovuta a una sorta di affordance del subconscio. Cioè, se io vedo una cacchio di rampa nella vita di tutti i giorni, non, con la moto non ci salto su. Invece lì un po' me lo suggerisce, no? Il mio inconscio, guarda che è messa lì per questo. Secondo te, non lo so. Sì, in generale secondo me il gioco è esplorazione. Ed è un'esplorazione che nella maggior parte dei casi è sicura. Cioè tu fai esperienza in un contesto sicuro di una cosa, che ne so, il paracadutismo, il bungee jumping, il girare su se stessi, certo. Il rincorrersi. Tu fai un'esperienza sicura in cui tutti sappiamo che stiamo giocando, di una cosa che però ti servirà o che ha a che fare con la tua vita reale, no? E GTA un po' è quello, tu fai esperienza intanto di agire in modo antisociale, per esempio, no? Una cosa che tu nella vita non fare, mi auguro, non so, faresti. Non mi degusti. No judgment. E quindi fai esperienza di quello, di agire contro le norme sociali in modo deliberato, scegliendo di agire contro le norme sociali. E poi
fai esperienza e sperimenti, che ne so, la fisica per esempio. Quindi se io lancio una macchina sulla rampa ai 200 all'ora verso l'oceano, cosa succede? È ovvio che non lo faccio nella vita vera, ma GTA mi serve per sperimentare quella cosa lì, ed è un tratto quasi infantile del gioco. Cioè i bambini quando giocano sperimentano, provano, si arrampicano, cadono, però non cadono da tanto in alto e quindi non si fanno tanto male, ma è parte di una sperimentazione controllata in cui all'inizio i controllori sono i genitori che dicono non ti arrampicare a 3 metri, però poi cominciano a essere i bambini stessi, i loro pari, gli altri bambini, eccetera eccetera, a creare questo mondo sicuro in cui fare le cose. GTA è un mondo relativamente sicuro in cui comportarsi in modo antisociale e vedere che cosa succede. È una fantasia che abbiamo tutti, quella di fare, cioè tutti non lo so, però io ce l'ho, quella di fare il gangster, quello di andare in giro e sparare in faccia alla gente. Cioè, e GTA serve a sperimentare quella cosa lì. Ma riagganciandoci a quello che dicevi tu prima, cioè che non è vero che un gioco che insomma che stimola, cioè un gioco violento stimola la violenza, però può essere al contrario, cioè un gioco invece violento può scaricare violenza? Può darsi, cioè, non è detto, cioè non lo so. No, beh, adesso qui entriamo in un terreno che è più tipo esatto, Jordi. Allora, diciamo, qualsiasi gioco che noi facciamo, e forse anche che guardiamo qualcun altro che fa, pensa andare allo stadio per esempio, entra in un'economia psichica di qualche tipo, cioè dell'incazzatura da sfogare, e lo faccio in un certo modo. Che sia così legato, per cui io vorrei sparare alla gente, quindi per non farlo mi trovo un gioco in cui sparo alla gente, secondo me è un po' un collegamento un po' troppo facile. Cioè, di solito quando le cose sembrano così facili non sono vere. Però è vero che il gioco sta anche appunto in un sistema in cui noi abbiamo delle tensioni, delle energie, delle forze, un'economia psichica che necessita anche delle valvole di sfogo, no? Del modo di scappare dalle cose che non ci piacciono. Il gioco è anche quella cosa lì, come dire, secondo me ne abbiamo anche tutti esperienza, cioè è proprio una cosa che uno sente. Una cosa interessante dello studiare i giochi da un punto di vista non particolarmente scientifico, cioè io sono un umanista, quindi li studio nel senso che li guardo, li smonto, capisco come sono fatti, poi li analizzo e dico le cose, è che molte delle cose che diciamo come studiosi di giochi dipendono anche dalla nostra esperienza, cioè dal fatto che noi ne abbiamo fatto esperienza. Tutti sappiamo come si gioca. Quando io vado davanti a una classe di studenti, non è che gli sto insegnando una lingua che non sanno, cioè non è che gli sto insegnando il giapponese, quindi dobbiamo partire da zero, dall'ABC, dalla grammatica. Tutti sappiamo come si gioca e quindi siamo un po' tutti esperti anche nella classe, ognuno a modo suo con le sue esperienze. Questa roba è interessante e anche difficile, perché appunto è difficile entrare nella testa degli altri quando giochi. Non lo so tu che cosa senti quando giochi, però me lo devo immaginare. Non lo so. No, siete voi qua. Non sapevo. Adesso era una pausa drammatica. Esatto, è stata una pausa un po' che non ho tanto compreso. Senti, c'è una cosa che hai detto. Ho visto un video in cui parlavi di della rifunzionalizzazione dei luoghi del passato e mi ha molto colpito. E mi ha fatto venire in mente una domanda che volevo farti questa sera. Vabbè, intanto poi se hai voglia di spiegare che cos'è la rifunzionalizzazione di un luogo del passato, però siccome tu sei anche esperto di cinema e mi piace questa in qualche modo questo paragone, cioè cercare di paragonare questi due mondi, mi sembra che per quanto il cinema ha sempre riproposto luoghi del passato, e l'hai detto anche tu, insomma, nel quale uno spettatore poteva immergersi e esplorare, però mi sembra che il gioco aggiunga un pezzettino, cioè quello di esplorarli in prima persona e decidere tu dove andare. In questo senso il videogioco è più efficace del cinema? Efficace non lo so, nel senso che bisognerebbe capire qual è l'obiettivo. Diciamo che il videogioco ha, e questo è vero, ha una cosa che il cinema non ha, e cioè che tu hai in mano la possibilità di spostarti, di esplorare, di guardare e di dilatare il tempo, di decidere di concentrarti su una cosa anziché su un'altra, eccetera. Quello che il cinema ha, che il videogioco non ha in questo senso, è lo sguardo di un regista, no? Uno che dica a te che cosa devi vedere, che non è necessariamente un'imposizione negativa. Cioè, a me se Orson Welles mi dice cosa devo guardare, cazzo, Orson Welles, non penso di saper fare meglio, no? Anche Pink Flamingo, anche Joe Waters, ma scherziamo, certo. No,
quello del barboncino di... Sì, immaginavo. Una voglia di vederlo. No, allora, io penso che questo è il momento in cui chi sta ascoltando stoppa, va su YouTube. Sì, sì, però su YouTube non so se c'è, perché potrebbe essere troppo per YouTube. Comunque. cosa stavo dicendo? Ah no, ok. Però è vero che in un'ottica, diciamo, in cui l'obiettivo è rendere visitabile un posto, un luogo, renderlo vivo, tra molte virgolette, il videogioco ti dà una mano. Perché effettivamente tu hai un'idea anche spaziale e architettonica di dove sei. Tu citavi prima GTA, GTA questa cosa qua, per me è la cosa più interessante di GTA, che tu sei in un mondo che sta in piedi dal punto di vista architettonico, spaziale, che ti sembra una città vera, che funziona come una città vera, che c'ha degli incroci, dei semafori. Poi è anche figo che vai in giro a sparare alla gente, ma a me la roba che mi impressiona sempre è l'idea che come dire, quel posto lì lo posso abitare. Certo. E allora il videogioco sì, questa cosa qua la fa in modo eccellente. Certo, il cinema vi fa vedere dei luoghi con gli occhi di uno che voleva farmi vedere proprio quella cosa lì. Certo. Fare un videogioco significa, dal punto di vista del designer, delegare un po' di quella, diciamo, di quell'autorialità. Mm. Cioè dare al giocatore una cosa e dire io ti ho costruito questo mondo, poi però sei tu che lo esplori. Il cinema ovviamente, il peso di quell'autorialità, quando invece l'inquadratura è quella che domina, allora quello, diciamo, sono due esperienze diverse da questo punto di vista. Non direi che il videogioco è più efficace, direi che ha delle proprietà diverse, questo sì. Chiarissimo, grazie. Sai, volevo invece farti una domanda non legata al videogioco ma al gioco in sé. Cioè, adesso sentendoti parlare mi è venuto in mente quando da piccolo magari due gruppi di persone... Noi abbiamo sempre giocato a tedesca con una regola, l'altro quartiere gioca a tedesca con altre regole, cioè con altre regole. Un dramma mai... Cioè, capito, palo salva, ma sì, salva sto palo, certo. Sto palo è d'oro, non si sa. La domanda è, diciamo che l'evoluzionismo delle regole, cioè è darwiniano, cioè nel senso che segue una legge un po' di quello che si, cioè della regola che si tratta di più, che magari è più facile da ricordare, oppure... Segue altre regole. Questa è una bella domanda. Intanto, se il portiere la prende al volo, va in porta in un tempo solo. Esatto. Va in porta quello che ha tirato. Esattamente. Okay. Allora, no. Però sì. Beh, sì. Sì, vero. Senza sembra sì, voglia, perché no, sì, allora questa cosa delle... Non so se ha senso sta domanda. No, è una domanda molto interessante. Questa cosa delle cosiddette house rules, no? Cioè il fatto che ogni casa ha le sue regole del Monopoli, per esempio, per cui tutti giochiamo a Monopoli un po' diverso. Della tedesca, di quello che vi parla del nascondino, figurati. È, diciamo, ha un'evoluzione culturalmente determinata, se uno può, cioè, diciamo, se il mio parchetto è una cultura, allora lì nel parchetto, dal momento che ci sono le panchine e non c'è una porta vera, ci inventiamo che la panchina salva. Dal momento che ci mettiamo le felpe per terra e non abbiamo un palo vero, ci inventiamo che la felpa salva. E quindi, per esempio, la traversa non ci preoccupiamo. Il parchetto vicino c'è una traversa e allora ci dobbiamo chiedere cosa fa questa traversa, vale come il palo oppure no? E quindi, diciamo, è molto contestuale, okay. Dipende anche dall'età delle persone a cui gioco, che giocano a questi giochi, per cui io potrei decidere di inventarmi una versione del Monopoly che è adatta al fatto che ci gioco con mia figlia che ha 5 anni, o che ci gioco, no? Quindi c'è anche questo aspetto, però è vero che i videogiochi un po' meno, perché i videogiochi hanno le regole molto scritte, cioè tu non è che puoi inventarti a FIFA di mettere le felpe per terra, cioè il gioco è fatto così. Ma i giochi analogici fatti tra persone hanno questa plasticità molto, molto bella, secondo me, che noi da giocatori li riprogrammiamo nei modi che ci sembrano più sensati. Quindi finiamo prima, finiamo dopo, decidiamo questa carta non vale, hai avuto sfiga, ritira. È tutta roba che ha un aspetto adattivo molto interessante, perché dipende dalle persone che ci giocano. Certo. Senti, volevo farti... una domanda che un po' si aggancia a quella che ha fatto Smi e che dall'altra parte si aggancia invece al tema intelligenza artificiale, diciamo così. E riguardando un po' la timeline, in qualche modo io mi ricordo quando ho cominciato a giocare io con qualche videogioco, non sono un accanitissimo videogamer, ma quando avevo un po' più di tempo in più ci ho giocato, e all'inizio, diciamo, c'era molto modalità solo, modalità verso computer, ok? E addirittura il computer era visto come un'entità... inamovibile, infallibile, che ti batteva sempre, cioè se volevi batterlo dovevi metterlo in modalità più semplice, che altrimenti lui ti fregava. Poi in qualche modo è subentrato, a un certo momento è subentrata un po' la modalità multiplayer,
forse per come la vedo io, adesso siamo in un'epoca del multiplayer in cui giochi un po' tutti contro tutti, puoi fare squadra, fai cosa vuoi, ma siamo adesso in un'epoca in cui, volendo, la componente artificiale intelligente di un computer potrebbe forse essere estremamente più intelligente, estremamente più performante di come era quando noi dicevamo per favore un po' meno, ok? Ma potrebbe essere molto di più ancora rispetto a come era quando accettavamo che fosse invincibile. Adesso potrebbe fare molto di più. Quindi, secondo te, vista da dentro, come sta cambiando questa preferenza per sfido il computer, sfido gli altri? E in realtà, anche quando sfido gli altri, dov'è che si nasconde il ruolo del computer, che tanto c'è sempre, perché è lui che ci propone l'ambiente in cui incontro gli altri? Quanto avere computer più intelligenti fa sì che noi alla fine interagiamo fintamente liberi in un ambiente che dipende da un'intelligenza che continua a batterci tutti? Wow. Se vuoi aggiungere anche quando è cambiata questa cosa, sei in... Ci proviamo. Allora, dicevo prima di Steve Russell che a un certo punto c'è questa idea geniale di usare una macchina che serviva per fare i censimenti, i calcoli, le traiettorie, eccetera, per giocare. Che è una roba che veramente... Non è che se la inventa lui specificamente, però lui è uno di quelli che ci mette, come dire, che veramente ci pensa. Il videogioco, storicamente, è servito anche a rendere il computer un oggetto più familiare. Perché quando alla fine degli anni 70, primi anni 80, arrivavano i primi personal computer, cioè quelli che tu ti potevi tenere in casa tua, su una scrivania, la gente non aveva molta idea di che cosa ci si potesse fare. Cioè, cosa ci faccio con un computer? Era una tecnologia che non aveva veramente un utilizzo nelle case. Negli uffici sì, ma nelle case. Cioè, quando te li vendevano, ti dicevano, ci puoi fare la lista della spesa? Vabbè, ma la lista della spesa me la scrivo sul biglietto. Io me la scrivo ancora adesso sul biglietto. Io, che ci faccio col computer? O ci puoi fare le finanze di casa tua? Sì, vabbè, però... Il gioco è una roba comprensibile, invece. Dici, ah, ecco, vedi, ci posso giocare. Questa cosa fa anche sì che noi abbiamo naturalizzato, ci abbiamo reso molto comune il fatto di giocare con questa macchina molto strana, molto intelligente, molto complicata, e di avercela come compagno di gioco, come arbitro delle regole del gioco, come quello che fa sì che noi possiamo giocare. E quindi, secondo me, il videogioco ha anche questo aspetto interessante di aver reso il computer una macchina con cui noi dialoghiamo. È una cosa che oggi con le intelligenze artificiali è proprio vera, cioè nel senso che noi con ChatGPT ci parliamo. Con un linguaggio naturale, lui ci capisce, tra molte virgolette, ma come dire, c'è uno scambio. Il videogioco è stato proprio il seme di questa cosa qui. Io faccio una cosa che è proprio strettamente umana, cioè giocare, ma con una macchina che non è niente di umano. Ovviamente poi le intelligenze artificiali applicate ai videogiochi si sono raffinate. All'inizio, che ne so, i nemici a cui sparare facevano sempre la stessa routine, tu la seconda volta lo capivi e li fregavi, poi a un certo punto cominciano a essere adattivi e quindi sanno che se tu vai a destra loro vanno a sinistra, eccetera. Ma il fondamento rimane, cioè che tu stai prendendo per buono quello che fa un computer, cioè stai trattando il computer come se fosse un essere umano con cui stai giocando, che è una cosa anche cognitivamente anche complicata da fare, cioè che è abbastanza raffinata. Ed è vero anche questa cosa che dici, cioè che alla fine il mondo di gioco è apparecchiato per noi dal computer, anche quando giochiamo tra amici. Le regole sono quelle lì, appunto, il palo di FIFA è sempre un palo. E quindi c'è un certo livello di imposizione che noi accettiamo da parte del videogioco, per cui diciamo che tu mi dai le regole, io non, queste regole non le posso trasgredire, non posso inventarmi che giochiamo in un modo diverso, però... Come dire, sei parte di questa situazione di gioco. Esseri umani e macchine sono parti insieme di una situazione di gioco. È una cosa sorprendente, complicata, interessante, che è resa possibile dal videogioco. Cioè, il videogioco a noi ci ha insegnato che il computer poteva fare delle cose umane. Cioè, potevamo trattare i computer come se fossero esseri umani. Che oggi è quello che facciamo. Cioè, quando ci incazziamo col telefono, è quello. Stiamo antropomorfizzando una roba che non è antropomorfica. Senti, Riccardo, ma prima... Giustamente parlavi di Twitch e di come ha contribuito Twitch a sviluppare il mondo del gaming, forse a renderlo anche più popolare, non rispetto a chi ai giochi già ci giocava, ma a tutti gli altri. E mi viene in mente TikTok come mezzo contribuisce a generare dei nuovi giochi o comunque a rendere dei best seller dei giochi che altrimenti non lo pensa only app, no? E sicuramente questa verticalità è anche dovuta al fatto che in mano abbiamo un telefono. Ha senso questa cosa? Sì, assolutamente. Stanno nascendo dei nuovi giochi o stanno diventando più famosi? Oppure i game developer
scrivono giochi su, in base a... Questo è l'uovo e la gallina, nel senso che i videogiochi sono sempre inseriti, da tutti i mezzi di comunicazione sono sempre inseriti in un sistema in cui esistono anche tutti gli altri mezzi di comunicazione, no? Cioè è veramente un ecosistema, nel senso che tu non puoi studiare, che ne so, il cinema come se non esistesse il teatro, come se non esistesse la televisione, come se non esistessero i videogiochi, perché non ha senso, perché come se non esistessero i fumetti, pensi ai film Marvel. E quindi quella roba lì è un ecosistema. In un ecosistema ci sono delle influenze reciproche e delle, come dire, delle dinamiche, ad esempio, legate al parassitismo, no? Un organismo che si attacca a un altro, o alla collaborazione o alla competizione, che uno osserva. E TikTok ha questa funzione qui per il videogioco, anche non solo TikTok, ma in generale il fatto che noi sempre più esperiamo dei contenuti in un formato verticale attraverso lo schermo del telefono e sempre meno in un formato, diciamo, orizzontale, fa sì che, come dire, gli sviluppatori di videogiochi se ne sono accorti di sta roba qua. E infatti, se tu guardi i giochi mobile, i giochi per telefono, diciamo quelli preistorici, da Angry Birds in qua, tu vedi veramente un cambiamento che è legato al fatto che sempre di più questi giochi si orientano sul verticale, perché sempre di più lo scrolling diventa una cosa che noi facciamo come, veramente come interazione naturale col telefono, e quindi anche chi fa videogiochi di quel tipo si adatta. Poi c'è tutto un mondo di videogiochi più, chiamiamoli, hardcore, che sono più duri a cambiare, no? Che hanno delle forme più stabili, quindi il videogioco da 80 ore in cui vai in giro e ammazzi draghi, quello tendenzialmente era così 20 anni fa ed è così adesso, cambia un po' la grafica, però grosso modo quello è. Ma i giochi quelli più piccoli, che si adattano meglio a questo panorama mediale, ovviamente hanno a che fare con TikTok, col fatto che scrolliamo, col fatto che sempre più compriamo cose col telefono, col fatto che sempre più riceviamo notifiche, e quindi sono giochi che ci mandano notifiche a loro volta. È appunto un ecosistema, e quindi tutti gli organismi si adattano, e i videogiochi anche. Grazie. Senti, nell'adattare, cioè, diciamo, situazioni sociali non legate al videogame si adattano al videogame, volevo chiederti gli e-sport, cioè, nel senso, adesso tantissime squadre di calcio stanno creando la squadra del gamer che gioca con quella squadra. Mi stavo chiedendo, a livello di cioè, ormai faccio esempio del calcio perché quello che conosco tra virgolette meglio fra tutti i vari sport, sta diventando sempre più spettacolare, nel senso che comunque si gioca una partita ogni 2 giorni e sempre più riempiamo lo stadio, giochiamo sempre, l'importante è comunque riuscire ad arrivare a una grande fetta di pubblico per riuscire poi ad avere degli, insomma, dei ritorni economici. Quello che mi chiedo io è, secondo te gli e-sport batteranno lo sport normale? Cioè, nel senso, perché un presidente di una squadra di calcio dovrebbe pagare 20 giocatori e strapagarli quando può pagarne uno che comunque costerà sempre meno che pagare una squadra intera, uno staff, cioè tutte le giovanili, lo stadio, insomma tutto l'apparato per far sì che quegli 11 giocatori esprimano spettacolo, quando alla fine invece puoi pagarne uno su una piattaforma che tanto neanche devi, cioè neanche sta nella squadra, cioè non è che devono crearsi lo stadio, c'è già la piattaforma, c'è tutto. Visto che sta diventando tutto spettacolo, non c'è il rischio che il sistema calcio, sports barra spettacolo imploda verso le gaming? Allora, secondo me la domanda è che ripropongo ogni 3 puntate, chiunque si presenta, perché è un dramma nella mia vita. Allora, secondo me il è un calcio terapista, capisci? Guarda che questa roba qua sì, ma il calcio italiano c'ha altri problemi della competizione degli sport, secondo me. però è una domanda sensata, cioè perché devo mettere in piedi sto baraccone costoso con 22 persone che strapago, quando magari allo stesso pubblico gli posso proporre uno che gioca a FIFA? Perché secondo me non è così, cioè secondo me sono due esperienze di visione dal punto di vista del pubblico molto diverse, il calcio vero e gli sport, entrambe legittime e entrambe direi redditizie per le squadre che hanno entrambi i canali, anche se una molto meno dell'altra evidentemente in questo momento, però una appena nasce, però appunto in potenza, proprio in proiezione potenzialmente sì, ma c'è qualcosa di diverso nell'aspetto, chiamiamolo, aspirazionale. Cioè quando io guardo la gente che gioca a calcio davvero
in qualche modo io so che cosa sta succedendo nei loro corpi. Io non lo saprò mai fare, però ho idea di che cosa sta succedendo, perché anch'io possiedo quel corpo lì, no? Ok. E quindi, come dire, vedo il gesto atletico molto figo, non lo saprò mai fare, però ho idea di che cosa è successo. Quando vedo qualcuno che gioca a FIFA, allora o sono un giocatore di FIFA io, molto skillato, e allora capisco che quel tastino lì che ha schiacciato ma soltanto un po' serviva per fare quella roba lì, oppure, come dire, non ho questo trasporto, questa vicinanza fisica con un altro essere umano che sta facendo, okay, che sta facendo una cosa. Ancora di più se tu negli sport metti dentro anche quelli che giocano a League of Legends o a Dota o a questi giochi che sono, se tu non sei un giocatore, sono completamente incomprensibili. Cioè tu senti i caster, quelli che fanno i commenti, che dicono delle robe, sta succedendo. Sì, sì, sì. Invece se io vedo uno sport che non ho mai visto, che non conosco, ma dal momento che è giocato da degli esseri umani, ho idea che questo movimento ha un'implicazione fisica sul fatto che la palla da una certa traiettoria. E se riesci ad apprezzare di più un gesto atletico. Io penso di sì, e in più c'è anche il fatto che, non lo so quanti di quelli che vanno allo stadio, per l'esperienza dello stadio, che non è solo vedere la partita di calcio ovviamente, è un'esperienza sociale, di gruppo, collettiva, di identità, di tutto quello che ti pare, con tutti i problemi che sta roba può avere o non avere, però come dire, è una cosa che è un fenomeno sociale, travalica il vedere quei 22 là. Non credo che a quelli tu ti puoi proporre di andare a vedere quello che gioca bene a FIFA, e per loro è uguale. Questo è veramente il commento dell'uomo della strada, però mi viene da dire che, sì, no, che certo, è così. Certo. Certamente ti costa di meno quello molto bello. Sì, no, perché me l'immagino in proiezione fra 50 anni, cioè se tu dici a mio padre guarda una partita di FIFA, ti dice mi dà una pizza in faccia. Sì. I miei potenziali figli non me li vedo così, cioè non la vedono una roba fuori dal mondo, capito? Cioè adesso come adesso sì. No, no, sono d'accordo. Però in proiezione... Sono d'accordo, anche se alla fine... c'è qualcosa nella performance fisica, cioè nel vedere qualcuno che fa una performance fisica che io credo sia abbastanza insostituibile. C'è un'empatia. Secondo me sì, poi magari cambieranno i pesi, cioè magari effettivamente il calcio a un certo punto diventa economicamente insostenibile e quindi si restringe, quindi succedono delle cose, ma c'è un aspetto di assistere a una performance fisica in modo più o meno mediato, cioè allo stadio o in TV, la performance fisica di un essere umano, che ha qualcosa di abbastanza insostituibile, secondo me. Per cui gli sport, come dire, non sono un surrogato, sono un'altra cosa, okay, che secondo me, come dire, ha a che fare con degli interessi diversi, ecco. Ok, grazie. Sei più ti ho rassicurato. Sto pensando a quando la SNAI metterà, cioè gli effetti, non lo fa, sono i cavalli finti, sono le virgole, esatto, appunto. Secondo me c'è anche un altro aspetto, quello che riguarda la guerra, forse. Cioè, anche la guerra è insostituibile dal gioco, perché c'è l'aspetto di togliere qualcosa all'altro, che forse fisicamente è più plausibile. Cioè, se io vinco una partita, forse, e la vinco davvero, non la vinco a FIFA, sto togliendo qualcosa all'avversario, forse questa è la consolazione. Cioè, facendo una analogia con la guerra, non so se ha senso. No, è molto figo, molto immaginifico. Però, per esempio, noi... come adesso dico noi come società, che non vuol dire niente, in Occidente dell'ultimo secolo, mettiamola così, abbiamo fatto degli sforzi, giusti o sbagliati che siano, per rendere la guerra una cosa più igienica, cioè una cosa in cui vediamo meno sangue, meno morti, in cui facciamo meno morti possibili, droni, missili radiocomandati, eccetera eccetera, che ha a che fare un po' con questo aspetto della virtualizzazione, no? Di quello che guida il drone dal compound nel New Mexico e bombarda un posto che invece sta in Afghanistan. E quindi, come dire, un po' c'è anche questo aspetto di smaterializzazione delle cose fisiche, però poi alla fine in realtà è quello che dici tu, cioè, come dire, c'è un punto in cui, come si dice, la ruota tocca l'asfalto, cioè c'è un punto in cui le cose succedono, e lo sport è anche quel punto lì. Okay. E il contatto fisico è una roba che non è molto sostituibile. Anche vedere il contatto fisico è una cosa che non è molto sostituibile. Io ero in Spagna il mese scorso a fare un convegno di giochi e mi hanno detto: siamo in Spagna, andiamo a vedere la corrida. No, ci voglio. Mi angoscio per il toro, ci sto male. Però quella cosa lì, col fatto che io sono, direi, abbastanza contrario al fatto che si facciano le corride. Però quella cosa lì è la dimostrazione del fatto che c'è un qualche tipo di interesse nel vedere una cosa, per quanto assurda, che ha a che fare con la fisicità. Cioè che ha a che fare con la performance fisica, in quel caso di vita e di morte del povero toro, ma con la performance fisica di esseri umani che fanno delle cose.
Gio, vai tu, perché io ho una domanda in mente, ma c'ho un po' paura a farla, perché è un po' confusa nella mia testa, quindi ci penso ancora un attimo, se non ti spiace. Con la paura e poi la parte di sulla tua, e te ne faccio una che in qualche modo si aggancia alle questioni e-sport, roba del genere, e ha a che fare con l'immagine del gamer, ok? Che in qualche modo, non che sia la mia visione, ma penso di interpretare quello che noi come società, che non vuol dire niente, vediamo, è ancora un po' un ruolo, come minimo, inutile, a volte denigratorio, a volte svilente, ok? Nonostante il fatto che in realtà il gamer professionista abbia dal punto di vista cognitivo e performativo delle abilità fuori dalla norma, cioè chi gioca a FIFA, chi gioca ad altri nomi che tu hai citato, in realtà ha delle abilità di attenzione, di tempi di reazione, di attenzione spaziale clamorose, che non hanno nulla che invidiare a chi invece gioca a scacchi, per riprendere qualcuno che abbiamo già citato, che quindi le abilità di memoria, mnemoniche, di memoria visiva, delle posizioni di scacchisti, non sono niente di più di abilità che hanno anche i game. Eppure lo scacchista è l'illuminato un po' mistico e il gamer lo sfigato in cameretta. Secondo te c'è qualcosa che possiamo farci? Da cosa dipende questa disparità? C'è qualcosa che il mondo del gaming può fare per vincerla? O semplicemente è una disparità, una visione che se ne andrà via col tempo, mano a mano che le nuove generazioni che arriveranno nasceranno gamer, e quindi tutti potremmo empatizzare un po' di più, capiremo meglio, come dicevi tu, perché in prima persona tutti noi saremo sempre più giocatori da cameretta e capiremo quanto è più bravo di noi il gamer professionista e lo avremo sdoganato, un po' come tutti abbiamo giocato a calcetto una volta per strada, abbiamo fatto tedesca, quindi capiamo quanto mille volte siamo più bravi di noi calciatori professionisti. Io ti do una risposta che mi inimicherà i gamer. Però tanto, diciamo, sono abbastanza già in quella posizione. Allora, non ci guardo di solito i game. No, vabbè, però sai, sono manocchi dappertutto. Tutto può essere. Non lo so. C'ho gamer. Allora, è vero che lo stereotipo del gamer è di quello super sfigato, che sta nella sua cameretta, che mangia le schifezze, che gioca 80 ore di notte, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è uno stereotipo anche buffo che vedi nei film, nei fumetti, nelle serie televisive, e va bene. Ed è vero che è uno stereotipo abbastanza deteriore, cioè è una roba non particolarmente lusinghiera. C'è da dire, però, che le comunità di gamer, al di là allora non parliamo del gamer pro, cioè quello che effettivamente è un professionista e si altro. Però è faticoso farlo percepire come professionista. Cioè. No, sono d'accordo, quello è un altro problema ancora, cioè il fatto che ci sono delle persone che di professione giocano ai videogiochi e che quello è il loro mestiere, ed è un mestiere che peraltro in molti casi è anche abbastanza redditizio, in una parte dei casi, e che hanno delle abilità particolari che altri non hanno, che non sono abilità innate, ma sono abilità che loro sono messi lì e sono allenati e si sono fatti un culo così per arrivarci, no? E quindi quella cosa lì è ultra legittima, ovviamente. E poi c'è tutto un discorso su quanto dura questa cosa, cioè qual è la vita di uno che fa il gamer professionista in termini appunto di tempi di reazione, di memoria muscoloscheletrica, perché poi a un certo punto uno ha 25, 30, 40 anni e le cose cambiano. Lo vedo in prima persona, non sono in grado di giocare a metà dei giochi che giocavo 20 anni fa. Però c'è un'altra cosa ancora, cioè quel luogo comune, quella macchietta di cui parlavamo, è una macchietta nella quale in alcuni casi i gamer si sono rinchiusi. Cioè le comunità di videogiocatori non sono luoghi di povere persone che sono denigrate dalla società e la gente non li capisce, che loro vogliono solo giocare a Dark Souls. Sono anche, non solo, figurati, io ne conosco, ci lavoro tutti i giorni, ho a che fare con gente che ama i videogiochi, che ci gioca ossessivamente, io sono uno di quelli, ma sono spesso comunità, questa è una cosa che fa, cioè la dico io e poi mi prendo responsabile di quello che dico, sono comunità che spesso hanno storicamente messo in atto dei comportamenti francamente idioti, proprio per dirla in modo molto diplomatico. Certo. Per cui super esclusive rispetto alle donne, a quelli che non ci stanno simpatici per qualsiasi altro motivo, a quelli che non sono come noi. Comunità in cui si rinforzano questo senso di accerchiamento, per cui ci vogliono tutti male e nessuno ci capisce, noi siamo degli sfigati e quindi noi siamo quindi ancora di più ci arrocchiamo in questa cosa. Non è sempre così, non sono tutte così le comunità di giocatori, ma questa dinamica esiste, c'è stata storicamente negli Stati Uniti, peraltro
ci sono vari libri su questa roba qui, si è anche saldata con posizioni politiche super problematiche all'epoca della prima e unica elezione di Donald Trump, per cui comunità di giocatori si affiliavano abbastanza direttamente a movimenti di alt-right, eccetera, proprio per questo senso di accerchiamento che condividevano con quelli, no? Noi siamo gli ultimi bianchi, eterosessuali, uomini, ci vogliono far fuori e quindi dobbiamo difenderci. Ora, c'è un pregiudizio verso il giocatore, secondo me meno di quanto noi ci immaginiamo, di quanto rappresentiamo, un pregiudizio che ha una sua funzionalità a volte per questo genere di comunità. Poi oggi è molto diverso da come era 15 o 20 anni fa, e cioè sono cambiate molte cose e sempre più entrano a far parte delle comunità di giochi persone che sono nate e cresciute in ambienti sociali, culturali diversi, più variegati, con, diciamo, con le antenne più dritte rispetto all'essere un po' meno, come dire, un po' meno radicali nel proprio isolamento. Però, come dire, questo luogo comune non viene da dei cattivi da fuori che ci trattano male, e lo dico da uno che gioca, che ha sempre giocato, cioè, un po' ce la siamo anche cercata sta roba qui, per dirla proprio in modo diplomatico, in alcuni casi anche con conseguenze però pesante, veramente problematiche. Chiarissimo, grazie. Allora, io sono a rischio cagata, l'ho detto prima, però ci provo lo stesso. Interessa, sono un po' di giorni, ci penso anche da un po' di giorni a questa cosa, figuriamoci. Sono a rischio cagata, è bellissimo. Col barboncino. Sì, esatto. Vedi che poi alla fine è un cerchio che si chiude. No, allora, il concetto è questo. Sulla tecnicità, tu sviluppi anche giochi, so, quindi mi interessa, mi piace immaginare il best seller, cioè il best seller ma proprio generazionale, cioè quella roba che diventa iconica e venduta, rivenduta, riprodotta come qualcosa che nel suo tempo, quando nasce, è tecnicamente difficile, ma io penso dai minuetti di Bach a veramente a qualunque, se penso che quella roba è stata scritta senza un pianoforte, dico ok, forse era effettivamente difficile. Oggi sembrano cose un po' banali, un po' semplici, diciamoci la verità. Nel tempo in cui sono stati stravenduti, diventati best seller, in realtà erano contenuti che avevano una difficoltà tecnica probabilmente molto alta, però questa è forse la cagata che sto dicendo. In questo senso è possibile pensare ad un videogioco come un contenuto del nostro tempo che possa diventare un bestseller, proprio come GTA ad esempio, proprio perché è difficile per l'utente riuscire a comprendere come è stato programmato, come è stato, mentre invece contenuti come la fotografia hanno perso un po' quella potenza perché sembrano più accessibili, sembra. Questa è una bella domanda. No, è una bella domanda. Vabbè. Comunque non te l'avrei detto, scusa. Esatto, quindi probabilmente lo è. Quindi. Poi me lo dici dopo. Io ne parliamo. No, comunque è una bella domanda. Allora, intanto io dico una cosa. Io sviluppo giochi, mi occupo quasi, non esclusivamente, ma quasi di giochi analogici, giochi da tavolo. Quindi ho lavorato anche con i videogiochi, ma gli aspetti tecnici ovviamente sono diversi. Ma c'è un concetto negli studi sui media che secondo me è molto bello ed è molto immediato, perché tutti ce l'abbiamo presente quando lo dico, che è l'idea del sublime tecnologico, cioè che quando noi siamo messi di fronte a una tecnologia nuova abbiamo questo momento in cui diciamo che figata, cioè questa cosa qua è una magia, no? E tu a vari stadi della nostra vita ci è successo, la prima volta che ti metti il casco della realtà virtuale dici veramente, è incredibile. Così come quelli che sono visti arrivare il treno a casa loro, che sbuca dalla foresta con le rotaie. Veramente, questa roba qua esiste. Allora, il videogioco un po' partecipa a questa cosa qui. E anzi, è parte del discorso dell'industria. Ti do una roba che è sempre più avanzata, e quindi sempre più fotorealistica. Quindi guarda come i personaggi sembrano veri, guarda come si muovono. E quindi c'è questo aspetto. C'è un aspetto, come dire, appunto di marketing di questa cosa, per cui è un modo per vendere più videogiochi che siano tecnologicamente più avanzati. C'è un aspetto di sperimentazione reale, per cui a un certo punto, quando Facebook si comprò Oculus, poi diventa Meta, eccetera eccetera, tutti dicono ma non è che posso sviluppare delle cose in questo ambiente, poi è ancora un po' tutto da dimostrare che sta roba funzioni, perché non vedo tantissima gente che se ne va in giro questo visore a giocare.
Però vabbè, cioè, non voglio fare a tutti i costi il negazionista del metaverso. Però me lo dovete far vedere. Esatto, capisco le perplessità. Però ci sono dei casi secondo me molto interessanti, un po' meno appunto sublimi, epici, ma che ti danno l'idea. Ti dicevo prima di Angry Birds, no? Il giochetto, ce lo ricordiamo, in cui col dito si tira la fionda, se uno smartphone, la fionda lancia questo uccellino, l'uccellino deve colpire una costruzione. Questo gioco prodotto da Rovio viene comprato da Apple per lanciare i propri, cioè diciamo è la killer app dei primi iPhone quando escono nel 2007. Perché? Perché è un gioco che sfrutta una cosa che in quel momento lì non era mica tanto comune, cioè il touchscreen, cioè un touchscreen molto responsivo. Noi eravamo abituati al touchscreen del bancomat, che ci devi dare una mazzata sopra e a volte lo prende. Quello era un touchscreen molto responsivo invece, per cui molto fine, no? Io posso fare questo movimentino qua e a seconda di quanto tiro la fionda si tende di più o di meno. Quella è un'applicazione tecnologicamente avanzata, magari meno spettacolare della realtà virtuale, ma che si incastra su una cosa effettivamente nuova e in quel momento non lo sapevamo, ma poi ce ne siamo reso conto, rivoluzionaria come è stato l'iPhone. Il videogioco a volte fa questa roba qui, cioè di utilizzare tecnologie nuove o innovative o in espansione e di renderle, lo dicevo prima anche, di renderle familiari, cioè di farti capire come funzionano. Il touch funziona così perché tu tiri dietro la fionda, ok, ho capito, allora mi servirà anche quando devo allargare una foto, eccetera eccetera. Però sì, tecnologia e videogioco sono ovviamente due cose completamente intrecciate e a volte l'industria del videogioco ce le fa vedere anche più intrecciate di quanto siano, per cui tu ti devi comprare la nuova GPU, la nuova scheda grafica ogni anno e mezzo, sennò sei uno sfigato. Sì, è vero e non è vero, dipende un po' da cosa ce devi fare. Chiaro, grazie mille. Senti, non si capisce mai quando finisce la risposta. È vero, tra poco, a un certo punto, sì, sai perché? È vero, perché? Comunque. Perché con gli studenti io devo sempre avere il momento più basso, perché sennò poi arriva la domanda a cui non so rispondere. Quando vedo lo studente in prima fila, quello super secchio di fama, nel 1937, io non lo so, allora lo devo prevedere, quindi in questo momento... Che se senti qualcosa che potrebbe essere... devi sapere, devi usare la paura degli studenti. Grande esperienza. È il mestiere. Senti, riallacciandomi... Io sono King del riallaccio. Il re del riallaccio. No, questo sublime tecnologico, volevo chiederti l'evoluzione dei controller, cioè Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, Xbox, unica memoria che io ho dei videogiochi, perché poi l'Xbox c'erano troppi tasti. Troppo grosso sto cazzo di controller, e poi mi sono chiuso e ho smesso di giocare. Finito? No, quello che mi chiedevo è... Dritto alla SNAI. Sì, già 13 anni. E mi hanno fatto scoprire presto. E la domanda è, perché... Cioè, nel senso, se tu pensi a quanti controller, cioè con quanti pulsanti giocavo a Donkey Kong e con quanti pulsanti dovevo giocare invece a Call of Duty, cioè, è veramente più complesso il gioco. Sì. Poi mi sembra sia un po' tornata indietro questa roba, cioè nel senso che evidentemente hanno capito, cioè non so, perché c'è stato questo apice di difficoltà del controllo, magari ce l'avevo solo io. No, secondo me le industrie del tech in generale, non solo i videogiochi, ma della tecnologia in generale, ogni tanto prendono una deriva, e succede molto spesso, lo vedi anche al di fuori dei videogiochi, per cui se si può fare lo facciamo. Poi se serve o non serve non lo so, ma si può fare, lo facciamo. E quindi ti faccio il controller, lo posso fare, ti faccio il controller con 22 tasti e ti faccio dei giochi che li usino tutti e 22, non importa quanto poi è difficile giocarci. È vero che c'è un momento in cui i videogiochi... almeno per alcuni videogiochi si alza moltissima la soglia d'accesso. Cioè, tutto sommato, a Donkey Kong ci poteva giocare grosso modo chiunque, perché fai questa roba qua, muovi una cloche e schiacci un pulsante, poi ci giochi più o meno bene, ma immediatamente le variabili sono quelle. Se tu dai un controller dell'Xbox, della PlayStation 4, 5, quello che vuoi a te o a uno che non gioca ai videogiochi, è ovvio che è una cosa un po' respingente, perché si forma, e torniamo un po', vedi anche io sono un po' abbastanza il re del riallaccio, a quello che dicevamo prima, cioè si forma questa figura del gamer che è uno molto verticale, che sa fare le cose molto bene e che è padrone, diciamo, di un certo tipo di competenza che gli altri non hanno. Quindi il videogioco passa dall'essere una cosa molto orizzontale, molto popolare, a cui giochiamo tutti, o comunque molti di noi,
a una cosa sempre più specifica, sempre più specialistica, sempre più per quel genere di persone. Poi secondo me in realtà, come dicevi anche tu, si sta un po' andando anche nell'altra direzione adesso, con gli smartphone, col fatto che la signora sull'autobus gioca Candy Crush, col fatto che, come dire, magari anche le persone che sono cresciute con i videogiochi, faccio l'esempio mio, io non ce l'ho più tanto tempo per giocare per 60 ore a un gioco complessissimo, che, perché poi magari non ci gioco per una settimana e devo di nuovo ricordarmi come cacchio si fa a tirar fuori la spada, no? E quindi ci sono una serie di giochi che sono molto più accessibili, più semplici, sono sempre stati, anche nel momento peggiore dei giochi ultra complessi, i giochi semplici c'erano. Adesso secondo me sono più visibili, perché sono su smartphone, perché sono ad esempio sulle console di Nintendo, che di solito sono un po' più amichevoli da quel punto di vista lì, dalla Wii in poi. Però insomma, sì, c'è stato un momento buio, che è quello da cui tu sei uscito dai videogiochi, in cui era veramente difficilissimo giocare. Ma cioè, nel senso, i videogiochi di oggi richiedono quella complessità di manualità, però sono su una piattaforma che noi usiamo tutti i giorni, quindi la nostra manualità è migliorata? Ma no, no, secondo me sono anche più semplici nel game design, nelle cose che ti chiedono di fare, mediamente. Parlavamo prima dei giochi mobile, di solito i giochi su smartphone non è che ti chiedono di fare le cose ultra astruse, cioè devi schiacciare quattro cose. E c'è anche un valore, secondo me, nell'essere game designer, che sono capaci di farti fare delle cose significative senza doverti spiegare per due ore come si fa a saltare, cioè che riescono a farti fare delle scelte interessanti e a farti fare delle decisioni strategiche ragionevoli e pensate con poco, con due tasti e un modo di muoversi. Quello è un modo di fare game design interessante, elegante e sottile. Quello super massimalista, in cui ho 40 tasti che fanno 40 cose diverse, è un'altra cosa altrettanto interessante, ma, come dire, a me forse piace di più, forse anche appunto perché non c'ho voglia di impararmi cosa fanno 40 tasti, mi piace di più quello. Perfetto. Allora Riccardo, intanto faccio i complimenti a Gianluca, che ha cambiato quella batteria. Se fosse stato un fucile eravamo tutti saldi, veramente io non mi sono accorto di niente, ragazzi, una roba di una c'è stato un dramma lì, perché non stavo parlando direttamente, non ho capito, cioè, cosa ragazzi, è successo, una roba che l'ha fatto incredibile. Mentre noi eravamo qua che cazzeggiavamo, lui stava vivendo dei momenti di difficoltà. No, ha cambiato la batteria, ma con grande. Una carica, cioè, della Weapon, sì, pazzesco, cioè davvero. Gianluca, guarda, mi hai scioccato, non mi hai stupito, pazzesco. E vabbè, quindi scusa, no, allora in realtà purtroppo siamo arrivati alla fine, anche se è stato bellissimo, però dobbiamo anche liberarti a un certo punto, perché è anche tardi e quindi parte del gioco. Esatto, quindi questo diventa un escape room per liberarmi, esatto, devi rispondere a tutte le domande degli enigmi. Gianluca che ti lancia batterie, escape room sono scarsissime. No, allora io c'è invece Federico, il nostro autore, che mi sta continuando a dire che vuole farti questa domanda, quindi io te la faccio, perché lo cioè so, tu fai l'ambasciatore. Noi siamo due occupati, noi siamo anche manovrati dall'alto, non sempre, però in questo caso sì, guarda, ce l'ho proprio qua. Ultima domanda, sai quante volte me l'ha scritto, una roba folle. È dalle 9:20 che allora, ultima domanda. Esatto, no, l'ultima domanda l'ha appena scritto, no, di fare questa qua, lista videogame, quindi Federico, lo faccio. Adesso ti assumi le responsabilità di questa domanda. Ti chiederei una cosa. Vai. Però, invece che farteli tutti, che mi sembra oltremodo violento a questo punto della non serata, so di cosa stiamo parlando, quindi cioè, adesso tutto può scoprire. La domanda è: ti diamo una lista di titoli videoludici di grande successo, raccontaci in poche parole la chiave di lettura di ognuno di questi. Porca. Io invece ti dico, guarda, scegliene tu uno, due, tre massimo, perché così veramente, e spiegaci tu perché secondo te hanno funzionato. Perché hanno spaccato. Cos'è che anche gli altri non avevano. Ok. Allora, io li leggo tutti, poi però ne scelgo solo qualcuno. Spy, per rispetto nei confronti di Federico, che li ha scritti. Li ha giocati tutti. Allora, Fortnite, Minecraft, GTA 5, Tetris, Wii Sports, Clash of Clans, Skyrim, Super Mario Bros, Red Dead Redemption 2, Pokémon Go e The Last of Us. Allora, andiamo in ordine. Tetris è questa roba che viene inventata da un ingegnere russo dell'Unione Sovietica, che a un certo punto si inventa questa roba, poi se la porta negli Stati Uniti. Quando lui scappa negli Stati Uniti ne fanno varie versioni finché Nintendo non si accorge che è una figata totale e se lo compra e lo mette sul Game Boy. La storia di Theremin, comunque, di esatto, di un sacco di tecnologie che arrivano da oltre cortina, ed è il gioco, questa è veramente la killer app del Game Boy. Game Boy 1989, quella specie di biscottone, no? 89, vai che siamo nati noi.
po' dopo, comunque non me l'hanno mai comprato. È un gioco geniale in cui bisogna riempire gli spazi con queste formine che cadono, ed è un gioco geniale perché si avvale del fatto che lo schermo è grande così, ed è un gioco che su quello schermo lì ha senso, perché capisci che cosa sta succedendo. Ed è un gioco, diciamo così, anche interessante dal punto di vista di chi ci gioca, perché è il classico gioco che stimola la persona ossessiva, no? C'è l'idea di riempire tutti i buchi, di far cancellare tutte le strisce, proprio una cosa che si chiama Tetris Effect. Quando tu giochi per tanto tempo a Tetris, chiudi gli occhi e vedi i pezzetti che scendono. Poi vai a casa e pulisci. Sì, 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 ovviamente. Okay. Faccio casino apposta, cioè, se manca un pezzo. Tu fai il contrario. Esatto, però gioca traduci. Gioca traduci. Mi prendi, mi cogli impreparato. Va bene. No, ma se l'hai detto. No, mi interessa. Mi trovo rispetto. E no, dai, dici cos'è sto giocando. È una specie di videogame, okay. Cioè, è una specie di piattaformina piccolina che aveva tipo, cioè, come logico, era tipo un Commodore, cioè aveva tipo dentro 20 giochi, e uno di questi era Tetris. Per quello che... vedi, ok. Però chissà. Nella parte traduci. Infatti. No, scusa. No, ha confuso. Ha schiamato, così sono sicuro. Adesso poi vado a ricercarmelo. Chissà che mi ha fregato mio padre. No, che ti frega il Game Boy? Compra il gioco a traduzione. Ah, no, 9.000 lire. Wii Sports, in relazione a quello che dicevamo prima, in un momento in cui tutti fanno le console ultra complicate con 50 tasti, Nintendo si inventa la Wii, 2006 credo, che è quella console che tu usi con l'accelerometro, quindi se giochi a tennis fai veramente questa roba qui. Poi quanto sia effettivamente mappato, se ne parliamo, però l'idea è: avete visto quante console difficili ci sono da usare? Questa è una console a cui potete giocare con vostra zia, con vostro cugino, con quelli che non giocano. E Wii Sports è questa roba qua. C'era anche Aitoi, l'antesignano proprio di questa, è vero? Sì, assolutamente. Assolutamente. Ci sono stati un po' di tentativi di periferiche cosiddette aptiche, cioè che dipendono da come ti muovi, da cosa tocchi. Però Wii è quella che gli è riuscita bene, un po' contro tutte le aspettative, secondo me, perché veramente quello era il momento del gioco ultra per gente proprio veramente radicale. E Wii Sports, tra l'altro, per me è un bellissimo ricordo di tantissimi pomeriggi giocati a Wii Sports Resort, che è quello successivo, che aveva il Frisbee Golf, se qualcuno se lo ricorda, che è un golf in cui tu però lanci il frisbee. Credo miglior videogioco, forse miglior opera culturale del XX. Perché spaccavi il televisore. Sì, ma due volte. Sì. C'era anche tutta un'economia di scalo con le aziende dei televisori. E poi ne facciamo uno un po' più contemporaneo. The Last of Us. The Last of Us secondo me è un gioco interessante, perché è un gioco che a me non è che mi faccia impazzire, però capisco perché è così importante, perché è uno dei pochi giochi che crede alla storia che sta raccontando. Di solito le storie dei videogiochi sono storie che, se le vedi in un film, ti dà il telecomando in faccia. Che cosa state raccontando? The Last of Us ha una storia a cui chi l'ha scritta ci crede, cioè sta raccontando una cosa che per lui o per lei è importante. Poi per me non tanto, però non nel senso che il classico, io sono molto molto, faccio molta difficoltà con i giochi che ti raccontano tante cose. A me della storia delle persone, dei personaggi dei giochi non me ne frega mai niente, non riesco a commuovermi quando muoiono, non me ne frega zero. Però io sono io, voglio dire, quella lì è una storia che è evidente che qualcuno ci ha creduto quando l'ha raccontata, e quindi secondo me è importante per tante persone per quello. Poi anche perché è una storia diversa da quella di tanti altri videogiochi, con protagonisti e protagoniste diverse, come dire, c'ha tanti lati interessanti. Per me è la criptonite, nel senso che sentirmi raccontare non mi frega niente, ma però ho grande rispetto e capisco perché è un gioco che funziona così bene, certo. Perché è una storia raccontata bene. Questo è giusto, erano tre, siamo arrivati a tre. Ok. Sì, no, come vuoi. No, gli altri... Federico, no. Siamo contenti? Tre bastano, Federico. Non so, sto guardando le persone, non so chi è Federico, però... Anch'io, non lo vedo, cioè so chi è, ma non lo vedo. No, immaginavo. Ok, dici ok, ma puoi parlarmi in cuffia, vabbè. Comunque, va bene Riccardo, direi che ti abbiamo tenuto abbastanza con noi, è stato veramente, veramente super interessante. Grazie. Bellissimo. Sono divertito. Avevo... tante domande, magari se ti va, se hai piacere tornare, mi piacerebbe approfondire la parte del gioco da tavolo, perché sì, guarda, per la prossima puntata, se ti va, a me
c'erano delle cose che volevo chiedere su Warhammer. Non so se tu giocavi Magic Warhammer. Ok, allora, vabbè, abbiamo la prossima. Sì, senti, quando volete, sono a disposizione. Grazie di tutto. Grazie, Joe. Grazie, grazie a voi. E grazie, grazie ragazzi per essere... per averci aiutato a, insomma, a tirare fuori la puntata. Grazie regia, grazie a tutti. Alla prossima. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Sa do ba, sa do ba, sa do ba.